Salve Swimmers, io sono Mary Shell e sì, sono tornata con un video e sì, ho una spiegazione sul perché insomma sono mancata e adesso ve la dirò, perché questo sarà un video comunque chiacchiericcio in cui sì, creerò una sim, ma in realtà è la scusa per chiacchierare. Volevo, a dire il vero, creare una mini casa con voi, una micro casa con nuovo pack, però non sono poi così brava a costruire, quindi ho pensato farei un disastro. E adesso non va nemmeno più, perfetto. E quindi ho pensato, vabbè, andiamo sul semplice. Creiamo una sim, che tra l'altro è già bella così questa, insomma. Però direi che la cambiamo, perché sennò cosa creo. Creiamo una sim e intanto chiacchieriamo, così vi spiego, insomma, cosa è successo e vi racconto un pochino. Adesso che devo raccontare, sono tra l'altro anche un po' agitata, non so perché. Comunque, perché sono mancata per tanti mesi? Perché sono incinta di 5 mesi e avrei potuto comunque effettivamente anche, come dire, registrare lo stesso, perché non è che non avrei potuto, però effettivamente mi è mancata proprio la voglia, diciamo, e sì, mi è proprio mancata, diciamo, la voglia, quindi anche perché magari adesso ne approfitto per raccontarvi un pochino. E niente ragazzi, sto cercando dei capelli e penso che vi farò comunque parecchi tagli in linea generale in questo video, perché mentre racconto, cioè mi rendo conto che non so raccontare questa cosa, io non lo so, sono un'impedita. Volevo farvi un bel video in cui vi raccontavo un po' l'esperienza fino adesso, che sono al quinto, però non ho mai fatto video chiacchierecci di questo tipo, perché alla fine io ho un canale in cui parlo già così di The Sims, e quindi non lo so, è strano, e poi è da tanto anche che non registro, quindi non lo so, non so perché non mi escono bene le parole. Comunque, come sono andati questi mesi? Parlo molto in generale. Sono andati... Allora, bene, però sono anche mesi un po' faticosi, nel senso che sono belli, sì, però comunque non mancano, come dire, gli acciacchi. Come sapete, in primi mesi si hanno comunque nausea, si è stanchi. Io non mi sono fatta mancare niente, devo dire. Non sono stata una di quelle con chissà quante nausee, però quelle che ho avuto mi sono bastate. E poi faccio ridere, mi sono cambiati anche un po' i gusti, soprattutto all'inizio, adesso un po' meno, devo dire che il quinto mese, almeno per adesso, sembra il migliore, e, però i primi mesi, tipo, riuscivo a mangiare solo a pranzo, tipo la minestrina o cose del genere, ma veramente è una cosa oscena, cioè non che la minestrina non sia buona, però, cioè, non riuscivo a mangiare la pasta o altro e digerivo malissimo, perché poi si digerisce veramente male. Cioè, parlo per me, però so che per tanti è così. Non so cosa mettere a questa sim, ma non importa. E sto cercando qualcosa di carino, però guarda, sapete cosa? Quasi quasi metto il pack, visto che non l'abbiamo mai utilizzato, aha, di mini case! E mi lascio guidare da mini case. Direi di sì. Eccolo qua. E sì, questa maglietta mi piace tantissimo. È bellissima. Forse la mia preferita di mini case è questa. E comunque sì, ho scoperto a ottobre di essere incinta. E niente, felice, felice, felice. Però comunque poi... si sta anche abbastanza male, insomma, i primi mesi, e quindi sì, diciamo che non riuscivo a pensare tanto al canale, ero presa, poi cambia proprio la testa, nel senso che si iniziano a pensare veramente ad altre cose, è particolare come sensazione, secondo me, o almeno per me è così, poi non lo so per gli altri, magari per gli altri no, però almeno per me è stato così, e quindi ho detto vabbè, il canale aspetterà, quando mi sentirò farò un video, e un po' mi dispiaceva, un po' però ero proprio deconcentrata, e
Sì, e quindi così è stato in un certo senso, ho fatto così, è passato tanto tempo, infatti adesso mi sono un po' imposta di fare il video, ho detto ma lo volevo anche fare, però mi sono anche detta lo devi fare, non è che adesso puoi stare fino al parto senza fare neanche mezzo video, senza neanche mezza spiegazione, però gli metterei i tacchi a questa, no? Non i calzini. Tra l'altro mi mancava anche dirvi qualcosa, sinceramente, avevo proprio voglia di dirvi come stava andando e dirvi anche e soprattutto perché mancavo. E quindi adesso in pratica lo sapete. Mi pare che di scarpe non c'era niente. No, infatti non c'è niente, che tristezza. Poi io speravo comunque di farvi un video, anche chiacchiericcio così, già devo dire, dal quarto mese. Perché di solito si dice dal secondo trimestre si sta benissimo. Beh, io diciamo che almeno l'inizio del secondo trimestre, che va dal quarto mese al sesto, non sono stata bene per niente, ma per niente, nel senso che anzi sono stata quasi peggio il quarto mese che non... aspettate, questo è minicase? No, 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 cosa dico? Non lo vedevo bene. No, no, è vita in città. Ok, sono stata comunque quasi peggio il quarto mese che non i primi 3 mesi. Cioè, il quarto mese ero stanchissima, cioè, ma a livello che è una stanchezza strana perché ci si sente tipo svenire dal sonno, quindi io stavo così e alcune nausee sono state peggiori per me il quarto mese che non gli altri mesi. Cioè, quindi il quarto mese ho detto vabbè, se il mio secondo trimestre deve essere così, bene, andiamo bene. E invece comunque no, tutto sommato non è stato, cioè adesso mi sono ripresa tantissimo. Guarda che bella pettinatura questa. A lei stanno bene i capelli anche abbastanza lisci. Adesso non mi preoccupo del fatto che qui era liscia e qui no, tanto può essersi arricciati i capelli o comunque pure averli lei ricci e qua esserseli allisciati, non mi importa. Però veramente carina qui. Devo dire invece che alla fine del quarto mese, inizio quinto, ho iniziato a stare bene, quindi adesso sono nel quinto e vi posso dire che in effetti ora sto decisamente meglio, però facciamo le corna nel senso che speriamo che duri questa situazione di benessere. So che poi dal settimo probabilmente penerò tantissimo perché poi la pancia cresce tanto. Vi dico già che per esempio mi dà fastidio già star seduta, ho la pancia, ho un po' di pancia e sì, mi dà un po' fastidio onestamente. Infatti non, già non vedo l'ora di chiudere il video, ma no perché non ho voglia di fare il video in questo caso, ma solo perché mi sta dando fastidio la pancia, sono qui da un po', da più tempo di quello che vedete voi, molto più tempo, perché all'inizio avevo provato a fare una mini casa e non c'era verso e poi... ci ho rinunciato praticamente, ho detto no, faccio una sim, ma devo fare un video, devo dire qualcosa perché volevo ed eccomi qua. Poi in questo periodo una cosa carina è che ho iniziato a sentire anche un po' di movimenti, un po' di calcettini, prima diciamo di adesso quasi, cioè poco niente, invece adesso sento un po' di movimentini del pargolino qua e quindi è bello, sono contenta. Non trovo niente di formale nel frattempo, di adatto agli abiti formali. Volevo mettere dei pantaloni eleganti, ma non trovo niente di adatto. Cioè, non lo so, non le sta bene niente. Scusami, sì, ma non ti sta bene niente. Ma sì, dai, così, guardatela qua. Così ragazzi, sta bene. Sta bene, sta bene, sta bene. Qui c'è Moschi. Aspettate, queste scarpe non riesco mai a metterle. Oh, una bambolina. Guardatela qua. Facciamo un ultimo outfit che sto morendo a star seduta. Perché io pensavo, tra l'altro, ecco un'altra cosa, stare seduta. Io ero veramente convinta, ma veramente convinta, che stare seduti desse fastidio solo gli ultimi mesi. Io sarò strana, sicuramente sarò strana io, ma a me ha dato fastidio prestissimo.
io veramente ho avuto fastidio, non dico da subito no, il primo mese no, però non so, un senso di fastidio mi è iniziato veramente presto. E io mi chiedevo, cioè mi sono sempre chiesta anche perché all'inizio non avevo né pancia né niente, eppure avevo fastidio. Non lo so, mai nessuno mi ha detto di aver fastidio i primi mesi, cioè nessuna persona, insomma, che è rimasta incinta, eppure io devo essere un po' particolare perché io sì, io ho tantissimo. Adesso non ne parliamo, lasciamo stare veramente, vediamo se per l'università c'era qualcosa che non... Non ho memoria, ragazzi, non ho memoria, ma sì, ce n'è di roba. Com'è bella. Allora, così, magari bianco oppure... No, rosato. Rosato le sta bene. Non so se cambiarle colore, ma secondo me anche rosato e grigio in realtà può andare. A me sembra che possa andare. Servirebbe qualcosa di rosato ai piedi. E quindi niente, ragazzi, mi auguro che anche voi stiate bene, fatemi sapere come state. Io cercherò comunque di fare magari dei video anche sempre chiacchiericci, ma almeno per aggiornarvi ogni tanto. Ditemi se vi fa piacere, se volete qualche aggiornamento, non lo so. Magari mi scrivete, no, non me ne frega niente l'aggiornamento. E allora niente, però ecco, fatemi sapere, io comunque... Certo, se ho voglia pubblico lo stesso, è chiaro, però interessa anche sapere la vostra. E direi che questo è quanto. Questa sim, comunque io ve la piazzo in galleria, perché secondo me non è venuta poi tanto male. Poi, se volete sapere altro riguardo... Ah, devo anche mettere i tratti. Non lo so, magari riguardo la gravidanza, oppure... Insomma, così... Fatemi sapere sempre nei commenti, ditemi se volete sapere qualcosina. Non so quante volte ho detto volete sapere in questo video. Facciamo una cosa a caso qua. No, troppo a caso no, guardate che brutti tratti. Non flirtante, snob e allegra. Alla fine è meglio che li scelgo io della serie. Non flirtante, odio i bambini, oh bello. E potremmo fare che... Sì, comunque cambierò anche gli altri abiti, non preoccupatevi. Conoscenza accademica, bello, le metterò anche altri abiti, insomma la cambio tutta adesso però con calma. E ragazzi, niente, ditemi nei commenti cosa ne pensate, se insomma mi perdonate se non riesco a pubblicare tanto, riesco a pubblicare veramente poco, più in là vedrò, però io ci provo a pubblicare comunque qualcosa, perché comunque... Insomma, mi sembra anche, mi piacerebbe, ecco, però quando posso. Vi mando un abbraccio grande, 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 e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!